riflessione su come poi la storia che è stata e che forse dovremmo continuare a riscoprire, a ricordare, a rianalizzare negli anni. Come secondo te il fascismo cambia? Perché ha cambiato faccia, è stato diluito, come dici tu, al punto che le aggressioni che si sono verificate, noi ne siamo tutte e tutti testimoni, come quella che appunto è stata compiuta nella riunione di Congo Senza Frontiere del 2016-2017, da parte di Benito Fronte Skinhead, è finita con una assoluzione, perché il fatto non sussiste se non è diluire questo fascismo, non so cosa sia. Però secondo te l'antifascismo è necessario che cambi volto, come cambia il fascismo, e non soltanto in Italia, per la tua esperienza soprattutto di appunto cooperante internazionale, per quello che hai potuto vedere tu nel mondo, è necessario, anche qui in maniera molto provocatoria, adattarsi a come cambia questo mostro, oppure no? Ma allora, a parte questa cosa appunto, è una battuta solo sul ruolo della magistratura, che come dire, ai tempi, perché il grande capolavoro di Mussolini è stato quello di fascistizzare lo Stato. Lui ha fascistizzato lo Stato, ha fascistizzato le istituzioni, e da qui anche appunto queste cose per cui la scuola, per cui l'università, per cui la magistratura. 10 magistrati, 10, si sono rifiutati di giurare fedeltà al fascismo. E credo che questa cosa si sia vista anche nelle terrificanti sentenze della Cassazione, che annullavano magari sentenze della Corte d'Assise rispetto alla condanna dei fascisti, e alcuni di questi criminali di guerra sono anche diventati presidenti del Movimento Sociale, non dimentichiamocelo, Giulio e Valerio Borghese e Rodolfo Graziani, e che questa magistratura, che pure ha avuto al proprio interno, ricordiamoci, magistratura democratica nasce, a parte poi alcuni connotati discutibili che assume in seguito, nasce proprio, dico, dentro quel grande movimento di controinformazione di cui parleremo dopo Piazza Fontana, però io ho l'impressione che sia una magistratura che si sta adeguando di corsa molto velocemente a questo nuovo, tra virgolette, tentativo di regime, perché io credo che ci sia in campo, in maniera, dicevamo prima con Enzo, con questo stillicidio quotidiano di messaggi, di proposte di legge, di cose, proprio dal fortissimo stampo di impronta fascista, e che questa cosa stia permeando in parte anche altri mondi, cioè in parte anche la scuola, diventata in molti suoi aspetti molto autoritaria, molto selettiva, molto repressiva, ma anche come dire, la magistratura. E anche questa cosa di Padova legata a mettere sotto inchiesta il sindaco perché aveva, cioè, sono tutte cose che rivelano un'adesione culturale a questa, di cui bisogna essere molto molto preoccupati. Parliamoci chiaro, la magistratura ha in mano un potere incredibile. Se noi pensiamo che nel 2001, dopo Genova, condannano questa ragazza, questa donna ricchese, questa compagna anarchica, Marina Cugnaschi, a qualcosa come 15-16 anni di galera per 2 bottiglie Molotov, cioè io penso, dico, che abbiamo di fronte, dico, proprio questo passaggio. Per quanto riguarda invece gli aspetti del come cambia il fascismo e come cambia l'antifascismo, il
fascismo, lo diciamo con molta tranquillità, c'è stato il fascismo storico e c'è il fascismo eterno, descritto benissimo da Eco. Poi magari si può essere d'accordo su qualcuno dei punti o meno, ma sul nucleo centrale del discorso di Eco siamo lì. Allora, se noi pensiamo oggi alle quattro declinazioni delle lotte che ci sono, cioè quindi alla lotta di classe, alla lotta di genere, alla lotta etnica, no? E alla lotta anche generazionale, guarda caso i fascisti sono posizionati sempre dalla parte del più forte, dalla parte di chi vede il nemico nella persona più debole, più fragile, più esposta, no? Cioè, quindi i migranti, per quanto, quindi le donne, cioè perché è evidente come c'è dentro in questo discorso una componente che non è solo maschilista, ma che ha anche questo aspetto, lo dico proprio radicalmente fascista, uguale nella lotta di classe. Quando voi pensate che una forma di sopravvivenza come il reddito di cittadinanza viene calpestato immediatamente, no? Cioè, è questo. Sulla lotta generazionale c'è da stare anche un attimo attenti, perché è vero che loro ripropongono con, l'ha detto non so cosa sia, però insomma è una, come genere una donna, ma credo che tutti i suoi valori sono maschili, cioè della serie, su questo credo non ci siano dubbi. L'attuale Presidente del Consiglio, io mi ricordo uno dei primi comizi che ha fatto, ha detto i nostri principi sono Dio, patria e famiglia, cioè quindi sono quella cosa lì, e quindi qualcosa che appartiene al patriarcato, che appartiene a tutti questi aspetti. Però è vero che il fascismo, così come il nazismo in Germania, o così come addirittura il nazismo anche in Italia, fa leva e attecchisce tra diverse fasce giovanili. E di questo noi dobbiamo chiederci il perché, perché non può essere solo per ignoranza, è anche perché comunque non c'è stata mai una scuola, tra virgolette, antifascista in Italia, ma sicuramente c'è qualcosa di più profondo, soprattutto in un paese in cui lo star male, cioè vado a Spagna adesso, c'è solo una riflessione che mi viene questo, in cui lo star male, anche il malessere esistenziale e così via, avviene attraverso linee per lo più purtroppo di sofferenza individuale, quindi di implosione, a fronte invece di situazioni nelle quali questo malessere avviene per esplosione. Cioè, pensiamo a quello che sta avvenendo in Francia, no, in questi giorni. Probabilmente c'è anche una composizione di classe delle periferie italiane ancora non così radicata, anche se alcuni elementi si vedono, e anche il seguito che hanno questi ragazzi. Noi abbiamo in comunità questo ragazzo Zaccaria, che nome d'arte, Baby Gang, è uscito questo suo disco 15 giorni, 20 giorni fa, 6 milioni di visualizzazioni, no, di gente che lo segue in questa cosa. Ed è un ragazzo che, al di là delle sue fragilità, ti racconta una storia che è molto più simile a quella delle banlieue francesi che non del malessere, del malessere individuale ed esistenziale. Quindi sì, io credo che l'antifascismo dovrebbe radicarsi molto di più sia in quello che si chiama i diritti sociali e le relazioni sociali, cioè
per dire, noi non possiamo lasciare soli oggi, ad esempio, gli operai della GKN, no? Dico per capirci, perché sono un elemento, non possono essere solo un elemento di testimonianza. Quindi deve riprendere da questo punto di vista una consapevolezza che non è solo sui diritti civili, che si fonda si fondano i valori della sinistra, così come dalla parte dei migranti, dalla parte delle donne e dalla parte appunto di questi giovani martoriati, no, da tutto ultimamente, cioè negli ultimi anni anche dal Covid. Però ecco, questo vuol dire anche prendere esempio da determinate situazioni, da determinate esperienze che stanno avvenendo nel mondo. Quindi se questo, cioè, io passerei un attimo a parlare dell'ultima esperienza che ho avuto appunto in Iraq. Io non sono un cooperante, sono un compagno che un altro compagno, Giorgio Barbarini, ex primario di malattie infettive all'ospedale di Pavia, autore della causa curda, o meglio della causa boista, della causa legata a KK, cioè così via, da decenni, e qualche anno fa mi ha chiamato per chiedermi se volevo andare con lui in questa delegazione, in questo campo profughi che c'è a Makmur, campo di rifugiati dalla Turchia a Makmur, che è nel nord Iraq. E allo stesso tempo poi mi ha e sono andato con loro, con questa delegazione, questa associazione, verso il Kurdistan nel 2019.